fino a qualche anno fa ho collaborato anche con l'Internazionale, ho avuto questo privilegio e quindi sono molto legato, affezionato da lettore prima alla rivista e al festival, ciao, che secondo me è uno dei migliori, se non il migliore in Italia, ma perché insomma come la rivista soddisfa il nostro bisogno di aria, insomma, di uscire dalla palude italiana stagnante con tutti i suoi vapori mefitici e mettere la testa fuori, ecco, non per distrarci riguardo ai drammi e alle problematiche del mondo, ma proprio per affrontarli, cosa che in Italia non riusciamo a fare. E quindi, insomma, ieri per esempio ho sentito questo dibattito intitolato Il ritorno delle bambole, diciamo così, sulla nuova vena neomaschilista, macista, e c'era questa filosofa spagnola che insegna a Parigi, teorica, insomma, di un movimento queer, lesbo, molto radicale, che ti dava delle aperture formidabili, si chiama Presciado, è stata veramente illuminante, se l'avevi detto un tempo. Invece ieri pomeriggio alle 19 c'è stata la presentazione del tuo libro con Goffredo Fofi, perché era importante essere presenti lì e di cosa parla il tuo libro? Ma è importante perché, ecco, vedi, in un contesto come questo uno trova un interlocutore come Fofi che è un interlocutore vero, cioè uno che non solo ha letto il libro ma che ti dà la soddisfazione di approfondirne i temi, di discuterne a fondo, davvero, che è una cosa sempre più rara, escono i libri, i giornalisti ormai vogliono fare solo interviste come questa, nessuno legge più, nessuno scrive più davvero, nessuno discute più, insomma, e invece con Fofi è possibile farlo, è stato possibile farlo. Il mio libro si intitola La seconda mezzanotte, ambientato nel 2092, e in qualche modo è un libro, se vogliamo, di science fiction catastrofista, nel senso che appartiene al genere della distopia. Immagina un mondo che è il nostro mondo, ma nel quale tutto ciò che poteva andare a male è andato a male. Cioè, e racconta un mondo in cui l'abisso che tutti noi sentiamo di rasentare ci ha risucchiati. Venezia è stata sommersa da un'alluvione e poi il suo relitto è stato comprato da un fondo di investimenti cinese, e io ho cominciato a scriverlo 3 anni fa, che l'ha trasformata in una specie di Disneyland perversa e violenta del terzo millennio, un parco a tema dove i nuovi ricchi, soprattutto orientali, vanno a trascorrere qualche settimana di vizio e lusso sfrenato in un eterno carnevale, al cui centro c'è Piazza San Marco, diventata il Colosseo del terzo millennio. I giochi dei gladiatori tornano, diciamo così, come nell'antichità imperiale romana, a intrattenere in maniera sanguinaria i nuovi ricchi del futuro. E il sistema politico quale sarà nell'anno in cui è ambientato il tuo libro? Il sistema politico non c'è più, diciamo così, la sovranità statuale per cui tanto la civiltà europea ha lottato è scomparsa. Venezia è dichiarata zona politicamente autonoma, vale a dire il relitto di Venezia è stata comprata dal governo del nord, perché io immagino che l'Italia si spacchi in due, e in questa zona politicamente autonoma Venezia è retta dal procuratore dei giochi, il capo, diciamo, politico di questa città rifondata è il procuratore dei giochi, la persona che è incaricata dalla multinazionale di Berlino di organizzare, diciamo così, i divertimenti, gli intrattenimenti lussuriosi e sfrenati dei nuovi ricchi. La popolazione superstite, i pochi veneziani sopravvissuti all'onda, sono ridotti in stato di servaggio, soprattutto di servaggio sessuale, sono ridotti a camerieri, spalatori di fango e prostitute per soddisfare i piaceri dei nuovi ricchi.